È il tramonto in una Mauretania sconvolta dalle continue guerre del V secolo. Il re Masuna, conscio di avere dalla sua parte il favore di Dio, quel favore che era stato negato anni prima ai sommi imperatori romani, si scontra ora con le residue forze vandale in Africa. Se dovesse perdere, la cultura romana nella sua terra cesserebbe di esistere e l'arianesimo prenderebbe il sopravvento. Ma Masuna sa che la vittoria è ormai sua, perché dalla sua parte ha la grazia divina. E voi siete pronti ad avventurarvi nei deserti e nelle montagne della Mauretania insieme al re Masuna? Ma prima di rispondere, sigla! Prima di iniziare con le vicende vere e proprie, iniziamo a capire dove si trova la Mauretania e i suoi confini naturali. Innanzitutto, Mauretania era il nome di una regione del Nord Africa corrispondente all'attuale Algeria e Marocco del Nord. Divenne una provincia romana nel 44 d.C. e fu divisa in Mauretania Tingitana e Mauretania Cesariense, con il confine segnato dal fiume Muluia. Le città più ricche erano quelle della costa che si affacciavano sul Mar Mediterraneo. A sud, invece, vi erano le montagne dell'Atlante, caratterizzate da piccoli insediamenti e piccole vie commerciali. Ed infine, ancora più a sud, il deserto del Sahara. La nostra storia inizia nel 468 con la battaglia di Capo Bon, uno scontro navale che vide contrapporsi le forze romane sotto il controllo dell'imperatore d'Occidente, Giulio Nepote, e le forze vandale. Come vi ricorderete dal precedente video sulla Dalmazia, Giulio Nepote aveva cercato di usare la diplomazia con i Vandali, dopo la battaglia di Capo Bon, per mantenere il controllo del Nord Africa. Però l'esito non fu favorevole all'imperatore, che dovette cedere ai Vandali il Nord Africa, la Sicilia, la Sardegna e le isole Baleari. E qui la domanda però sorge spontanea. Beh, ma se i Romani hanno ceduto il Nord Africa ai Vandali, come può esistere il regno Mauro-Romano? Non dirmi che ci stai mentendo! No, non vi sto mentendo, mia simpatica testa. Infatti, se aveste visto bene il video sull'Illiria, i Vandali acquisirono solamente la provincia dell'Africa proconsolare, mentre la Mauretania si trovò tagliata fuori e i Romani furono costretti ad abbandonarla. Insomma, esattamente la stessa situazione che abbiamo visto sia nel video sul regno di Siagro, sia su quello del regno di Britannia di Ambrosio Aureliano. Vi invito ad andare a rivedere anche quei due meravigliosi video. Il link lo trovate o qua sopra nei consigliati o qui sotto in descrizione. Ma torniamo a noi. Quindi la Mauretania Bre si trovò abbandonata? Esattamente. Tuttavia non pensate che il fatto che le legioni si ritirarono dalla provincia sia indice della fine della romanità in quei luoghi. Infatti in Mauretania i capi delle tribù berbere erano da molto tempo integrati nell'impero ed avevano lo stato di federati. E quando il controllo romano sparì, questi capi tribù fondarono diversi regni di cultura berbera romana. Proprio la romanizzazione avvenuta nelle regioni di confine conferì a questi capi berberi tecniche nella gestione di popolazioni miste composte sia da romani d'Africa che da berberi. Questi vari regni nel corso del tempo crearono una sorta di confederazione, formando così il regno Mauro-Romano. Ed è qui che troviamo la prima figura della nostra storia, ossia Masuna. Aspetta, però, ho capito bene. Asuna, quella di S.A.O. No. Niente anime in questo posto. Questo posto è un posto sacro. Per favore. Quest'individuo di cui sto parlando è Masuna, il re della Mauretania. Infatti si incoronò Rex Gentium Morarum et Romanorum, cioè il re dei popoli romani e moreschi, intorno al 508. Masuna è noto soltanto per un'iscrizione su una fortificazione della città di Altava, datata al 508, e i suoi possedimenti erano limitati alla città, resa poi capitale del nuovo regno.
ma Masuna controllava anche altre città molto importanti a livello commerciale, come Castra Severina e Safar. Castra Severina inoltre era la sede della diocesi omonima della Chiesa Cattolica, quindi un punto veramente importante nella regione. E la presenza del vescovo avrebbe perciò reso importante il controllo della città, ma di un'importanza che oggi forse facciamo pure fatica ad immaginare. Comunque i centri amministrativi del regno erano divisi tra due popolazioni distinte: i Romani d'Africa, che si trovavano nelle città costiere, e i Mauri, insieme ai Berberi, che erano sul confine della provincia. La città era a maggioranza romana ed erano guidate da governatori designati direttamente dal re Masuna, mentre le tribù berbere e more si impegnavano a difendere militarmente il regno, quindi erano una sorta anche lì di federati. Masuna controllava le tribù dando agli individui chiavi di queste, i capi tribali, onori e proprietà. Insomma, un sistema feudale in pieno stile medievale. Il regno piano piano, a livello civile, assimilò tutte le caratteristiche culturali, militari e religiose dell'impero, diventando così un vero e proprio dominio romano, anche se l'impero era praticamente crollato. Il regno quindi si romanizzò e la testimonianza di questo è anche la struttura amministrativa e i nomi delle varie cariche. Madre, qual è la testimonianza che ci dà prova di questo? Beh, è la stessa a cui ho accennato prima, quella della città di Altava. Infatti l'iscrizione recita: Pro salute ed incolumazie regis masuna gentium morarum et romanorum, castrum edifictum magi visni prefecto de Savar, lidir procuratore castra severina quae masuna altavi posuit, et maximus procuratur altava prefectis positium provincia. I tre funzionari nominati sono Mas Given, il prefetto di Savar, Lidir, il procuratore di Castra Severina, e Massimo, procuratore di Altava. La data è quella del 469, ma gli storici sostengono che sia stato un semplice errore di battitura. Infatti, secondo alcuni studi, la data non è attendibile perché noi sappiamo che Masuna arrivò al trono nel 508 ed istituì questo potere sempre nello stesso anno, quindi è impossibile che l'iscrizione risalga quasi 40 anni prima. Comunque, da questa iscrizione possiamo intuire e ricostruire tutta la gerarchia di questo regno, che non differiva molto da quella dell'impero d'Occidente. Quindi, facciamo il punto della situazione e riassumiamo un po' quello che era il regno mauro-romano. Questo regno non era nient'altro che uno degli ultimi baluardi di cultura, lingua e religione romana, che però si era convertito al feudalesimo e libertà. Come prima ho detto, però i Mauri avevano dei vicini non molto ospitali, ossia i Vandali. Infatti, secondo lo storico bizantino Procopio, i Mauri iniziarono ad espandersi e consolidare veramente il loro potere soltanto dopo la morte del re Vandalo Genserico, siamo nel 477, ed essi riuscirono a vincere importanti battaglie contro i Vandali e poterono governare in pieno l'ex provincia della Mauretania. Quando il re Vandalo Unnerico succedette al trono, egli cercò di convertire le popolazioni africane a quello schifo che era l'arianesimo. Ma questo tentativo scatenò sparse ribellioni che portarono anche alla fondazione del regno dell'Aures sulla catena omonima. Ma allontaniamoci un attimo dalla Mauretania e voliamo a Costantinopoli. In quegli anni, infatti, l'impero d'Oriente, sotto il comando del mitico Giustiniano, avviò una serie di campagne militari per riconquistare i territori romani persi dalle invasioni barbariche, e la prima vittima di questa restaurazione fu il regno Vandalo. I documenti bizantini che descrivono il regno dei Vandali precisano la trinità dei popoli che li costituivano: Vandali, Alani e Mauri. Anche se alcuni berberi avevano assistito i Vandali durante le loro conquiste in Africa, quando ancora era in piedi il potere centrale dell'impero d'Occidente, le rivolte berbere colpivano in maggioranza proprio loro e non gli altri, sempre per la questione dell'arianesimo. E questa selezione favorì l'espansione di piccoli regni come quello dell'Aures. Un re berbero identificato dallo storico bizantino, sempre il nostro Procopio, come Massonas, e ritenuto essere lo stesso Masuna, si alleò nel 533 con l'impero d'Oriente nella guerra contro il regno dei Vandali.
e quando il generale Belisario sbarcò con l'esercito in Nord Africa per ripristinare il dominio romano sulla regione, i governatori berberi si sottomisero molto volentieri all'impero, chiedendo in cambio i simboli dei loro uffici. I vari regni berberi divennero così degli stati cliente, e perché questo sempre per cercare di restaurare l'impero, che non era più presente in quei territori. Dopo la sconfitta dei Vandali e una serie di campagne militari volte a pacificare l'area, sembrava ormai che l'impero fosse ritornato almeno in quei territori. Tuttavia, Masuna morì intorno al 535 e Mastigas, noto anche come Mastinas, divenne il nuovo re. Procopio afferma che Mastigas era un sovrano completamente indipendente e che governava quasi l'intera ex provincia della Mauretania Cesariense, ad eccezione dell'ex capitale provinciale, Cesarea, che era entrata in territorio bizantino in seguito al distaccamento di alcuni stati confederati mauro-romani. A Mastigas questo non piaceva e, a differenza di quanto fatto da Masuna, avviò quel processo di separazione tra Impero d'Oriente e la Mauretania. Tuttavia, vi riuscì solo in parte. Infatti i governatori del regno mauro-romano e di altri regni berberi nelle vicinanze continuarono a considerarsi sudditi dell'imperatore d'Oriente. E anche se iniziarono gradualmente a distaccarsi dall'impero, i sovrani continuarono a definirsi Dux o Rex per conto dell'impero d'Oriente. Ma ora passiamo ai libri consigliati per questo video. Aspetta, prima su Insta ci hai fatto vedere che c'era un re Mauro che si era nominato imperator. Perché non lo citi? E la guerra contro gli arabi dov'è finita? Intanto grazie per lo spunto. Infatti vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito web. Comunque non ho citato quella parte per un ovvio motivo. Infatti quel re è il sovrano dell'Aures. E quindi ci faremo un altro video su questo. Comunque, di libri che vi consiglio non ce ne sono molti, anzi in italiano quasi nessuno. Tuttavia, se proprio insistete, vi consiglio The Prosopography of the Later Roman Empire di John Robert Martindale, Vandals, Romans and Berbers, New Perspective on the Late Antique North Africa di Andrew Merlis e infine Africa Cristiana di Stefano Antonio Morcelli. Io Milites, comunque vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete ritrovarvi nel vostro salotto di casa la coalizione mauro-romana contro i Vandali, anche perché non deve essere un bello spettacolo vedere tutto quel sangue, tutti quei morti, no? Quindi iscrivetevi. E noi ci rivediamo settimana prossima con una nuova, interessantissima serie di geopolitica. Bonis omnibus, ad vesperam.